sai chi è questo? Questo è un'amica che conoscevo molto tempo fa, e ogni tanto quando mi ricordo faccio, ho dedicato questo a lei. E quest'altro invece sai già cosa diventerà o aspetti di vedere? No, questo un work in progress. No, questo l'ho già visto qui. L'ho già visto. E cosa deve diventare? Diventerà una statua. Questo è la sua moglie e quello lì è il marito. Oh. È una coppia. Ça c'est un village de l'Afrique que tout le monde est roi. Et comme tout le monde est chef, il n'y a pas un seul chef, tu vois. Comme ce petit-ci, lui c'est un chef. Et un pays que tout est honoré. Non c'è nessuno che non ha. Tu vois, je te disais que ça c'est une autre espèce de personne, excuse-moi, un autre genre de village. Ici, ils sont différents, ils ont un autre visage, ils sont un peu artisans et tout. Ils sont comme ça. Et je vais te montrer notre village. Dentro, on met son secret. Dentro, tu sais le secret. Ti faccio vedere. Vedi? Dentro, ci sono questo. E come il suo corpo. E questo è il suo vestito. Hai visto quelle tele? Prima lo preparo la tela con la colla. Lo preparo tutto per bene. E dopo faccio il disegno. Ma questo odore di cioccolato? È perché il colore c'ha anche il suo odore. E così l'odore di colore l'ho fatto diventare come un profumo. Così io, seguendo questi disegni, è così veloce questo, e si asciuga e diventa come questa stoffa qua che ho indossato. Sto seguendo questi disegni per allestire questo spazio. Faccio vedere questo quadro. Questo quadro l'ho fatto 5 anni fa, quando ero qui a Firenze, sempre che avevo così tanto voglia di dipingere le cose, e mi sono ispirato su questa immagine che mi era venuto come così una visione, pum! Come qua, no? L'energia che si spende, che si esplode immenso su questa tela, e io sono qui. E così l'ho intitolato comunicazione, perché mi sentivo essere comunicato. C'è anche questo.
questo quadro, sempre lo stesso periodo della comunicazione, avevo anche fatto questo quadro qua sulla stessa visione della comunicazione. E ti faccio vedere anche questo. Questo è un quadro che ho intitolato L'infinità del pensiero, perché il pensiero non è finito. A volte lo vedo così e a volte lo ripete così. E anche lo stesso quadro lo rivede anche così. E così io l'ho intitolato L'infinità, perché nell'infinità le cose girano e ringirano di nuovo. Anche lo posso rivedere finalmente così. Vedi questo quadro? È un quadro che ho fatto, l'ho cancellato, l'ho fatto, l'ho ricancellato, l'ho fatto e l'ho ricancellato. È come le strade della vita, no? Che una persona percorre queste strade più volte, più volte, più volte. La strada è rimasta la stessa, però i movimenti, il modo di camminare su quella strada è quello che cambia. E come io su questa tela cercavo una strada, però è la stessa strada che ho sempre fatto. E così che l'ho macchiato, l'ho strisciato, l'ho scritto, l'ho dipinto. E qui c'è un'esplosione, perché questo sono io, nascosto su un fondo blu, cercando l'azzardo e vivendo del pensiero infinito. E così io a volte mi sembra di essere un vaso, un piatto che contiene qualche segreti, che su questo piatto ci sono alcune conoscenze che mi aiuta a dipingere. Vedi come ti faccio vedere anche questo blu? Perché a volte il blu non si sa perché. Il blu è un colore della semplicità. Io vedendo questo quadro non riesco a pensare perché ho usato il blu. Forse è l'intensità dei miei pensieri. Qui sono io, perché a volte mi ritrovo dentro una tela. E sono immerso da questo colore forte che ho preso in Africa, e allo stesso momento entrano la luce su questo colore forte che creano un'atmosfera del pensiero, sempre come ti ho detto, della comunicazione. Ma la luce che riflette? La luce che riflette, sì, perché la comunicazione... Non sarà mica anche un oceano... No, l'oceano da me in Africa, dove sono io, c'è il fiume. E il fiume da me lo chiamano la sirena, no? La donna di notte. E così io, ispirandoci al fiume, al pesci, a tutti questi animali che vivono nel fiume, vedo che sono tutti comunicativi. E così ti farò vedere l'ultimo quadro, che l'ho cancellato e l'ho rifatto così. La divinità. L'ho intitolato Divinità perché questa è una striscia che separa la mia mente. E questa striscia tradizionale delle stoffe della mia tradizione separa il divino e il profano. E così qui c'è il cielo dove abita Dio, e qui è il mondo dove abito io.
Dove abita Dio, per arrivare da Dio ci sono i cancelli, perché non lo vedi per bene. Se tocchi questi quadri, qui vedrai che c'è una mazza di colore che significa la purezza, le cose dure, le difficoltà, perché arrivare in cielo ci vuole tante difficoltà, però in terra si può fare tante cose. E così io ho separato la mia vita tra il mondo di oggi e tra il mondo divino. E così l'ultimo quadro che ti faccio vedere, qui è il mio garage dove dormono i quadri, dove vivono tutti i giorni, è un posto bellissimo e ci sono tante cose a farti vedere. Oltretutto, questa pittura è alla ricerca di un mondo nuovo con tante pace. Je t'aime, amore, many bad fie, e nelle arabilità, too much.